Ciao, benvenuti nella mia cucina. Oggi preparerò Bernet Bru assata no forno, cioè un coscio di tacchino al forno. Anche se questa ricetta è molto tipica per il pranzo di Natale delle famiglie portoghesi, anche la mia, a me però mi riporta ai tempi di studenti all'università. Questo perché Mariana, una mia cara amica e all'epoca coinquilina, portava molto spesso questa Bernet Bru assata dalla sua madre per farci mangiare durante la settimana. È una ricetta molto semplice da preparare, che fa subito festa e che ne ha tantissime varianti. Oggi vi faccio vedere la versione della mamma di Mariana. Andiamo a vedere come si prepara? Per fare Bernet Bru assata per 6 persone avremo bisogno di 2 rondelle di limone, un'arancia, 2 mazzetti di prezzemolo, 3 foglie di aloro, mezzo cucchiaino di noce moscata, 6 chiodi di garofano, un cucchiaino di semi di finocchio, un coscio di tacchino intero, 160 ml di vino bianco, 2 cucchiaini di sale fino, mezzo cucchiaino di mix di pepe, 2 cucchiaini di paprika, mezzo cucchiaino di zenzero in polvere, 50 g di olio extravergine di oliva e un cucchiaino di curcuma. Come prima cosa dobbiamo intagliare la carne oppure chiedere al macellaio di farlo da tutti e due i versi. Condiamo poi la carne con 2 foglie d'aloro spezzettate, un mazzetto di prezzemolo, 2 rondelle di limone, 4 chiodi di garofano, succo di un'arancia e la sua buccia che avevo già messo e 80 ml di vino bianco. Copriamo la carne con acqua, deve rimanere ben coperta, e poi copriamo con pellicola e lasciamo in frigo a marinare per tutta la notte. Prepariamo il condimento con 2 cucchiaini di sale fino, 2 cucchiaini di paprika, mezzo cucchiaino di zenzero in polvere, un cucchiaino di curcuma, mezzo cucchiaino di mix di pepe con pepe nero, rosa, bianco e verde, 2 chiodi di garofano, un cucchiaino di semi di finocchio, mezzo cucchiaino di noce moscata e amalgamiamo il tutto con 50 g di olio extravergine di oliva. Il giorno dopo preleviamo la carne dal freddo e la facciamo arrivare a temperatura ambiente. Dopodiché trasferiamo la carne, la leviamo dalla marinata e la mettiamo su una teglia da forno. E sopra di essa versiamo tutto il condimento e lo sparpagliamo bene. Aggiungiamo ancora una foglia di aloro, un mazzetto di prezzemolo e 80 ml di vino bianco. Portiamo a cuocere in forno statico preriscaldato a 180 gradi per circa 45 minuti. Dopodiché giriamo la carne, la bagniamo con il suo sugo e la facciamo cuocere dall'altra parte per altri 45 minuti. Spostiamo la posizione del forno a grill, sempre a 180 gradi, e tostiamo la carne per circa 10 minuti. La giriamo, la bagniamo con il suo sugo e la facciamo tostare dall'altra parte per altri 10 minuti. Ed ora che la nostra Bernet Bru assata no forno è pronta, vi lascio appena qualche consiglio. Isabel, la mamma di Mariana, di solito mette anche qualche fetta di prosciutto sopra il coscio prima di metterlo in forno. Potete anche provare a fare così. Questa ricetta viene molto buona. Siccome qui in Italia non ho trovato una miscela di spezie che in Portogallo si trova proprio per le carni bianche, ho dovuto improvvisare io e fare quella che vi ho fatto vedere nel video. Però questa ricetta va molto adattata ai gusti personali, quindi potete provare a usare i gusti che più apprezzate. L'importante però è sempre fare marinare la carne e portare la carne in forno a temperatura ambiente.
Per oggi è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto fate like qui sotto, lasciate tutti i vostri commenti, condividete il video, iscrivetevi al mio canale, seguitemi sulla mia pagina Facebook, Instagram e sul mio blog e noi ci vediamo alla prossima ricetta.